può capire, ma se faccio per esempio lei la indico e poi di là, come vedo la principessa con i capelli d'acqua, di fiume, la disegno. È il movimento tra pantomima e danza, tra pantomima e danza. Di conseguenza non si deve capire tutto. Vedrete quanto è importante quella frase qua per il nostro lavoro dopo. Via. È il movimento fisico. È il movimento danza. Anche il piede lei, lo puoi fare come vuoi tu. È un po' tibetano. È rigoglioso, parlava di Christ, mi sta bene. L'acqua, i capelli, le cose. Gli occhi, di lei, tibetano. La bellezza, la gonna, le gonne tibetane. Che cosa sono gonne tibetane? Sono gonne che danzano. Capito? Poi quando ho finito lei, dico basta. Allora indico lui. E mi sposto. Faccio delle cose tibetane. Io che ti guardo come pubblico non voglio capire tutto, ma mi interessa. Vai. Ma diciamo, sai che un samurai che è giapponese, è un soldato. Quindi parliamo di danza di combattimento tibetano. Ma parliamo anche di meditazione. Ah, e parliamo anche di trappeggiare, di cose così. Là, e mi fermo. Ah. Lui si innamora, e l'unica cosa importante, di lei. E mi fermo qua. Ma, dall'altro lato, il drago. Ah, faccio un drago. Devo giocare un po', devo tenere un po'. Esatto. Chi va a prendere lei? Esatto, se la prende così, come vuoi te, eh? E allora vi ricordate che c'è il grido. Chi finisce? E allora il soldato. Lo devo disegnare di nuovo quasi da capo. Cavalca, cavalca. Poi prende il sole e lo disegno e lo lancio, esatto, perfetto, esatto, il drago.